Nei prossimi anni, in Italia come nella maggior parte dei paesi avanzati, dovrà essere completata la sostituzione dei veicoli con motore endotermico con veicoli dotati di nuovi motori a zero o a bassissime emissioni. Una transizione che interessa la Motor Valley emiliana, dove già si assiste alla riconversione delle produzioni, alla nascita di nuove imprese innovative e all'arrivo di imprenditori e investimenti internazionali indirizzati all'automotive green. Noi sappiamo che la transizione ecologica è uno dei pilastri con quella digitale sia del PNRR ma anche del mondo del futuro che dobbiamo costruire per salvare il bene più prezioso che abbiamo, che è il pianeta Terra, e non ci rimangono molti anni. E quindi tutto ciò che ha a che fare con transizione ecologica, crescita sostenibile, maggiore qualità dell'ambiente in cui viviamo, a partire dall'aria, perché i cambiamenti climatici così drammatici che comportano a volte costi di vite umane, tanti altri decine, centinaia di milioni di euro di spesa pubblica per intervenire sempre in emergenza e mai in prevenzione, comportano che dobbiamo investire in questa direzione. E quindi, sapendo che questi avvengono perché si surriscalda troppo il pianeta, perché si inquina troppo, dobbiamo ridurre le fonti inquinanti, ad esempio. E quindi anche tutto il tema della Motor Valley è legato a una transizione ecologica che porti a energie rinnovabili da utilizzare, ma soprattutto a emissioni zero nei prossimi decenni. L'elettrico è una grande opportunità, noi la vogliamo accompagnare, stando attenti a non distruggere la filiera della componentistica, che è quella che rischia di più perché era pensata per i vecchi motori, ma che con risorse adeguate, capacità di formazione per le persone che ci lavorano, eccetera, eccetera, possiamo tranquillamente portare a una transizione che nel tempo porti a salvaguardare il lavoro da un lato e a migliorare le condizioni dell'ambiente dall'altro. Il passaggio dalla Motor Valley alla e-Valley richiede, oltre all'innovazione sui processi industriali, un grande investimento in risorse umane. Non si fa innovazione senza competenze. In questa fase di trasformazione c'è tutto un sistema da innovare e rendere competitivo. Sul tema della formazione abbiamo sentito il professor Giorgio Prodi, docente di economia e management all'Università di Ferrara. La transizione della Motor Valley verso la e-Valley è ai suoi inizi. Velocità e necessità di competenze, dove il problema delle competenze non è un problema di qualità delle competenze, la qualità è buona, è proprio un problema di quantità. Mancano ingegneri, tecnici che abbiano le capacità per sviluppare la filiera. Gli strumenti di politica industriale a sostegno dello sviluppo della filiera devono essere veloci, perché le imprese hanno dei tempi che sono di sviluppo prodotto che sono molto più veloci rispetto a quelli tipici che erano del settore, diciamo, dell'automotive tradizionale.